Amen, assiste alla trasformazione che lo trasforma in un personaggio di un altro cartone. Era un uomo con la testa di teschio giallo e adesso pensa tu. Salve, eccoci qua per giocare a Pokémon Spada e andare avanti con la nostra avventura. Direi che possiamo procedere e andiamo avanti dalla palestra di Chisterchair, dove ci sarà da affrontare un Pokémon Rock. Già mi sembra. Sì, dovrebbe essere la palestra Rock. In game console. Eccoci qua. Allora, andiamo un po', andiamo a fare un giro per la città, vediamo cosa possiamo accattare. Ecco qui. Ecco qui. Ho messo le cuffie così intanto sento anche la musica, sì, finché nessuno scrive qualcosa, non ci dà di... non fa domande, tanto. Basta, saluto. Quando c'è la salute c'è tutto. Tanto ascolta un po' di musica. Basta, saluto, un paio di scarpe nuove, che puoi girare tutto il mondo. E mo' accompagno da me. Per far la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra. Allora, qua. Qua non c'è niente, comunque abbiamo già parlato e cominciamo a... sento il cuore cantatore. Partiamo dalla prima casa. La voce è poca ma intonata. Serva fare accelerata. Forse non si direbbe, ma qualche tempo fa ho superato anche la sfida delle palestre. Se fammi un sogno apri la sera. Questa è la mia MT preferita, vuoi usarla per i tuoi Pokémon? Ma sì, non si rifiuta mai la MT. Vento gelato. Aprire la gola quando fai questa cosa romana. Hai messo MT27 nella tasca MT. Chi la usa attacca i nemici intorno con una folata di aria gelida e ne riduce anche la velocità. Se stai collezionando dischi tecnici, prova a dare un'occhiata alle tane che si trovano nelle terre selvagge. I raid Dynamax sono un ottimo modo per ottenerli. Ok, direi che abbiamo preso tutto. Prossima casa. Lo scillare delle fiamme ha un piede misterioso, non trovi? Quando le guardo mi sento improvvisamente più calma. Pokémon spettro fuoco. Il mio Clobopus si è fatto un bel bagno al termine, ancora tutto caldo. E chi se ne può? Il suo Clobopus si è fatto un bagno alle terme. Ci prendo. Pure io volevo farmi fare la frangia da parrucchiare, ma sì. Mangiare è fondamentale, non dimenticarlo mai, d'altronde mica si può lottare a pancia vuota. Questo ristorante è un po' fuori mano, ma ci può fare. Non voglio parlare di lavoro mentre mangio, se no mi rovino il pranzo. Vabbè. Bello quella razza, vero? L'ho comprato a un mercato dell'antiquariato. Ah, ma sono i nostri. Una razza era estremamente familiare. Ok. Il piatto è grigliato alla perfezione, succulento, saporito e ha la giusta consistenza. Devo fare assolutamente complimenti al cuoco. Ragazzino intelligente. Adoro
bello guardare il mio bambino mentre vanta, sempre un'aria così contenta. Io la prendevo questa qua tutta. C'è un mini barbieri quello. La grande farà lo chef stellato. Ruttino. Burp. E così. E là, benvenuto in Santo Gustavo, ha un gusto di secondo. Ora della tappa gustativa. Va bene. Dopo questo gioco di parole penso di poter uscire da qui. Un babic istriano, direi quasi. Vediamo qua cosa dice il nonnino qui. Com'era quella? Ok. Le terme eroiche. Io sono. Si dice che siano qui dei tempi antichissimi. Stavo per leggere le terme erotiche, ma tutto il resto è posto. Va bene, andiamo dentro qua a vedere. Qua. Io sono un istrione. Ma la genialità è. Hai trovato una lettera di Remo su Beviva. Se il 70 PS. Nel teatro che vuoi, che un altro cadrà. Andiamo, non ce ne contro questi. Secondo me, l'atleta non sottovalutare sei tu, Tom. Ah, grazie. Devo anche i fans. Secondo me, gli atleti da tenere d'acqua sono otto e meri. Brutto, tu sei cattivo. Ah, come esiste bene, aspettiamo in acqua, te invece. Sull'orlo di un abisso scuro con il mio frate con i tix e la commedia brillerà nel fuoco. C'è una Pokéball, bravo. Questi di pietre sono belli freddi, perfetti per far accumulare la neve. Trovate il PT51, che contiene gelo lancia. Gelo lancia, chi la usa spara ghiaccioli affilati contro i bersagli da 2 a 5 volte di fila. Ale. Allora, invece bisogna questo. Cerco di pianificare tutto in modo da lasciare al caso il meno possibile, ma a volte è impossibile, ed è la fortuna di dettare chi vince. Ok. Anche detto botto di culo. Ero sicura che avrei perso. Proprio sul più bello il mio Pokémon ha mandato un segno di brutto. Questi sono i risultati migliori. Ma c'è Schitarrate, il mio sito preferito? Senza pare che l'eroe della leggenda sia venuto qui a guardare le ferite. Però in realtà è difficile, poi sto facendo una figura di merda, perché... Ci sono un sacco di lettori che non possono percepire. Non so che dovesse neppure. Ma che amano comunque lo. E ci sono anche persone che invece non sono per niente fan delle lotte. Dice guarda, antichissime terme eroiche. Come il nome stesso testimone, la roba era solito venire qui per riposare e recuperare le forze. Un'interpretazione perfetta. C'è un Pokémon raffigurato in questo bassorilievo, è forse un perso? Non so che viso avesse neppure come. Sai qual è la massa tipo drago più potente? È Dragobolide. Se lo posso segnare l'unico potente, no. Capisco in effetti le mosse troppo forti sono difficili. Ma no, che non ha neanche un Pokémon drago. Tanto che non lo posso imparare nessuno dei miei Pokémon. Quanti anni avessi visto allora? Di che colore i suoi capelli? Dove andiamo? Andiamo qua. Ma nella fantasia o l'immagine sua. Andiamo qua. Gli eroi sono tutti giovani e belli. No. Volevo andare qua. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Non suoni chitarra mia. Chitarra suona più piano, ma non così tanto più piano. Non suona. Palla di neve. Palla di neve monouso. Se il Pokémon che subisce una mossa tipo ghiaccio e sotto commentale. Conosco invece l'epoca dei fatti. Qual era il suo mestiere? I primi anni del secolo un macchinista ferroviere. Hotel Ionia. Chiesi a mia nonna solo un sogno, lui mi disse sì. Ormai non riesco a prendere sonno se non stringo meno il suo viso. Questa stessa ispirazione è diversa, più antica, è per via degli edifici costruiti secondo stili architettonici di secoli fa. Niente, è andata così. Ciao Flavio, l'ho fatta prima. L'importante per me è andare in un posto pieno di carinissimi, un po' tipo ghiaccio. Vabbè, chiudere il posto giusto. Fiume San Cric, testo a corso. Chi dice di partire ecco per Go Week breve? Ecco qualche risultato. Così abbiamo tempo per fare un giro in città prima che ti incontri con il nostro cuore. Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fino a quando ero piccolo in quel genere, mi ero sempre confuso. Ho paura di perdermi. Shining. Allora, partiamo da qua. Una rosa d'argento sul fondo del
Assassin's Creed. Sì. I nostri guerrieri troppo lontani. Attenti, sulla pista del bisogno. Mi piace questa musica che l'ho composta io. Bravo. Io sono uno sviluppatore, il mio lavoro consiste in creare nuovi giochi, quindi giocare è parte integrante del mio lavoro, bello. Chiusi gli occhi per tre volte. Uffa, ma no, ancora niente, non ce la faccio ricatturarlo. Ehi tu, è l'area di uno che sa lanciare Pokémon alla perfezione. Io sono il game director. Oh, ma cosa vedo? Stai cercando di completare il Pokédex, vero? Complimenti, ci ho l'impegno. Ti auguro buona fortuna per la tua impresa. Ah, a proposito. Ho qualcosa che fa proprio il caso tuo, ti aiuterà a catturare il Pokémon. Cattura amuleto. Hai messo cattura amuleto nella tasca strumenti. Cattura amuleto, misterioso amuleto che non oscilla molto. Aumenta la probabilità che si verifichi una cattura critica. Torna a parlarmi quando avrai completato il Pokédex, mi raccomando. Ok. Solo allora, non mi viene nient'altro. Ok, niente. Abbiamo provato. Mi sa che qua abbiamo preso già tutto. Facciamo anche gli altri, c'è qualche sfida. Per eliminare qualche Pokémon. Ah, sono lì. Ti piacciono i Pokémon? Sì. Grazie, spero che te la vai. Lo devo per fare delle ricerche, proprio una ragione fantastica. Ho visto che anche qui si può mangiare il Calib con tante deliziose guarnizioni. Il Calib va per la maggiore anche a Kanto, sai? Kanto. Io in Rotarli mi piace da morire. Questo, vai, sfidami. Ah, ok, è Masuda, il creatore di Pokémon. Quello che ti. Che c'è in ogni gioco di Pokémon. Lo puoi affrontare una volta che sei diventato campione della Lega. Che lo trovi sempre alla seconda volta negli altri. Quelli passati si trovava la sede della Game Freak. Negli uffici della Game Freak. Quasi praticamente tutte le versioni del gioco. Buon Masuda. Allora, pare che stiamo facendo dei bagni all'eterno per curarsi. Va bene, io voglio combattere però. Il karate mi ha insegnato che per poter affrontare una lotta vera e propria è fondamentale per ottenere il mio bagno. Va bene. Siete noiosi. Anto. Direi che abbiamo. Vediamo se c'è ancora un'altra. Il Pokémon è un maniaco della polizia. Se si infila nella doccia, poi non c'è verso di farlo uscire, pure di poterlo. Oh, vabbè, direi che abbiamo visto tutto. Non so come leggere. I'm a superhero. La signora che ci ha portato a me. I'm a superhero. I'm a superhero. The hero today. Ciao, papà. Tanto che ancora romanilis, ma ormai non ho tanta età. Se per caso non sono stato come romanilis con mio tatto, no, perché non ce l'ho. Ma il nilis ha quella forma di con un disegno. Altro te, altro regalo. Che lusso stare in hotel, non devo pensare alle pulizie, al bucato e alla spesa. Ci siamo anche comprati i biglietti per il posto, per riuscire a finire allo stadio. A volte si rischia di venire con tutte le mosse, però non vale la pena. È come una pallonata in una partita di basket. È bellino. Sta cercando di sotto. Questo è il hotel di Ionia, nonostante invece in quello
di fronte scegli quello che preferisci. Non hai più. Avanti. Avanti, avanti, avanti. Allora, bello ombra. Attenta mia signora, anzi la precisione della mia signora si sta facendo attenta. Lyrics. Ma non sempre è appropriato essere precisi. Rupan! Ma no, Rupan. Rupan! Motoni Wonjon Portan. Ritalenti in Mortal Kombat è molto bello. Una lotta mancia in forma di spazzatura, contenti loro. Papà! Un cazzo, ma al solito. Lupin, testi e canzoni. Lupin.info, una pagina che nella vita ho visto tante, tante volte. Dunque, il colpevole è uno di voi. No, bamba, non me lo ricordo. Un momento, tu chi sei? Non vedi che sono nel bel mezzo di indagine? Non disturbarmi. Questa però è quella Lupin. Ma questo punto di controllo è qui presente. Mi chiamo Holmes, sono un grande detective assunto per incastrare il colpevole di un criminale capricciante. Niente un po' di meno che il criminale efferato di aver mangiato le bacche collocate nell'hotel. Ho convocato in questa camera le tre persone che si trovavano nella hall al momento del misfatto. Ma le mie capacità deduttive sembrano risentire da qualche interferenza. Sì, la tua stupidità. Ebbene, tu che mi hai disturbato, sì, tu. Ora mi fai l'assistente. Raccogli le testimonianze dei sospetti e trovi di dietro. Sì, vabbè. Sì, dove sarà il mio Pokémon? Le bacche, dici? No, non le ho mangiate io, piuttosto. Per caso hai visto il mio Pokémon? Scusate, mi è venuta la scimmia di parlare a farla questa. Quel grande tecnico è una grande seccatura. Ho visto che qualcuno ha lasciato la sua montagna di bacche. Ma io non posso mangiare, il medico me l'ha sconsigliato. No, sei stato coinvolto anche tu in questa follia, che tragedia. Nella hall c'è una quantità assurda di bacche, non sarebbe riuscito a mangiarle tutte. Peccato. Scoppia. Ah, ma quello è il mio Pokémon, dove l'hai finito? Alla bocca tutta macchiata di suoni bacche. Ascoltando le vostre dichiarazioni capito perfettamente chi è colpevole. Andate di lei, la ballerina. Vabbè, io non credo più di un cazzo. Perché proprio io? Perché è una ballerina. Come tale famosa attività fisica, dunque deve avere una gran fame. Deve essere una prova inconfutabile. Non fa una piega, come il gambo di porro di un farfetch. Ma stiamo scherzando? Grazie, detective Fasullo. Fasullo? No? Fasullo chi? Io sono un grande detective, si permette. Di questo qui non c'è mica da fidarsi. A questo punto, perché non provi a risolvere il caso? Cosa? Se non ti colpevole sarei io? E comunque più Yuji Onno e meno Yoko Onno, è bellissimo, grazie. Sempre più Rupan. Wow. Sì. Yeah. Come? Colpevole sarebbe quello Stove? Che c'è in sottofondo, si sente diverse volte nella prima serie di Yuji. Ah, è vero, alla bocca sporca. È un pezzo bellissimo. Sì, è stato proprio lui. Così, buttando là. Deve averle mangiate lui per le bacche. Oh, le fette sporche di su. Aspetta. Elementare, mio giovane assistente. Questo è un piccolo premio per aver risolto il caso, prendi. Grande evento. Eccellente, sono estasiato. Bene, ora è meglio che vada. Arrivederci, signore, arrivederci. Fermo lì, dove credi di andare? Ah, adesso tocca a me seguirlo. Cosa? Il setto buttato là così, ma eccezionale. Con Charlie, fatta col culo, ovviamente. Please don't touch me, don't come near me.
Grazie per aver visto il caso delle bacche scomparse. Ora Scopet mi sentirà, eh. Posso prendere le bacche, no? Vengono meno le forze, vero? Beh, ora le metti che le prendo lo stesso effetto. Stridio. Stridio assordante che riduce di molto la difesa del bersaglio. Uno stridio non c'è suono peggiore, spesso se lo senti di notte quando sei già andato a dormire. MT47 nella tasca MT. Chi la usa in scena un pianto teatrale per commuovere il bersaglio, riduce di molto le difese speciali. Quanto meglio il rock accende il fuoco nel cuore degli uomini e fa versare le lacrime. A tutte le notti. Non ho bisogno di false lacrime. Ma va via. Buffone. Diventerò campione con la mia squadra di soli Pikachu, ah sì sì, è il modo migliore per vincere. Farci cannone, un loco a un volta potrebbe andare. Parte un po' noiosa, non so perché. Fortuna che hai fatto, c'è rimasto due cose da guardare. Bello. Poi andiamo a fare la palestra. Poi andiamo a fare la palestra. Io non so che sono che è palestrato. Tra l'altro non riesce a conoscere, lo sappiamo. Però in realtà a saperla fare bene, vediamo se ci sono i testi qua. Lupin, Lupin, perché sei tu Lupin? Il mio sogno. C'è da già l'ideale per i problemi. Mi sento di escludere questa situazione drammatica che stai presentando. Chi lo sa che faccia? Che in realtà poi. Chi lo sa che faccia? Chissà chi è? Tu ti sa che si chiama? No, ci posso vedere il ghiaccio, quindi mi piace che si deve sempre mangiare. Chissà se vorrei andare in Frosla. Che alta. Io non vieni sul pranzo. Ma che ora è? Come fa a venire sul pranzo? Da troppo difficile. Chi ce la trova? Vabbè, insomma.
Birichina e completare il Pokédex. Cos'è birichina dei Pinocchio? Quella è quella. Lì c'è il Pokédex. I pali di neve sono 100 volte migliori se partecipano al porto. Non ti fa gelare l'arancio, pure. Sai che bello se neve fosse calda, potremmo starci lì in fuori di temperatura lì. Sì, il gatto che si chiama neve calda si chiama. Il tipo grande sono debili con il tipo ghiaccio, saranno freddolosi. Sì. Direi che abbiamo raccattato tutto e parlato con tutti. Possiamo vedere il negozio di Silizio qualcosa. Se andiamo direttamente a prendere l'ultima cosa da raccattare. Ci riporta veramente subito a quegli anni bellissimi. Consigliati che appaiono nel Pokédex che avviene ogni giorno oppure dopo che hai fatto lì. Quando fa freddo mi sento un po' giù, invece ero un po' freddo, più si sento pieno di energie che invidia. Forse non ero proprio pronto per affrontare quel Pokémon di tipo roccia. Imitare mio fratello è servito a poco. Comunque ti hai la carne da un palestra, dacci un'occhiata, magari ti torna uno. Hai ricevuto la carne della Lega Pokémon di Pokémon. Colpa lo scorpione, ospite scarlatta mio. Ho messo la carne nell'albero. Per quanto mi riguarda, devo decidere finalmente quale Pokémon mettere in squadra, sarebbe ora. Ho sparato 5 volte. Ho fatto un ballino. E là chi si rivede? Chi sono? Le domande sono io, il tuo fratello ballino. Ho sentito che sei stato scelto da ora di desistella. Colgo la palla al balzo per regalarti una Pokéball davvero cosmica. Così te botto senza senso. Luna Ball. Final Gun. Luna Ball è Pokéball. Pokéball un po' diversa che funziona particolarmente bene con i Pokémon che si evolvono con una lunare. Una Luna Ball? Ma cos'è? Si mangia? Ma no, si usa per catturare più facilmente i Pokémon che si evolvono usando pietre lunare. Pazzesche le Pokéball, vero? Ce ne sono davvero per tutti i gusti. Chi vuole fregare per affrontare un... Ci vuole fregato per affrontare un Pokémon di un tipo qui si è vulnerabile. Per vincere servono tattiche intelligenti e strategie coraggiose. Mi raccomando, sempre in guardia. Ora l'altro sotto la neve, che emozione. Sì, una cosa che anche il cielo ti senti più perfetto. Vale. Pokémon che abbiamo. Seguo a Twitch, mi chiedevo, guarda, il problema è che non conosco il petto, se conoscessi il petto lo potrei fare, immagino. Benvenuto, sfida presto, vuoi cimentarti nella sfida? Cercherò, certo. Magari su Discord se me lo scrivi, perché sennò... Su, mettiti la divisa, vale. Quindi devo riascoltarla, quindi poi...
Se vi vedo belli belli sì, questo proiettore di papà si viene per la missione. Ah, brutta questa palestra, se me la ricordo. Sappiate che non lo faccio per cattiveria, ma ho una finestra molto piccola di testo, quindi non vedo effettivamente, non vedo tanto. Mamma mia. Non avvilitevi, non è per cattiveria. Moriamo. Andiamo spediti. Sì, basta, ciao. Allora, eccoci di nuovo qua. Lotta contro di lui. No, abbiamo beccato quello sfigato. Vogliamo vedere Pokémon, qual è la mossa più forte di Bubble, del mio Bubble, Info, Vintellion, come si chiama, Info, vediamo un po' se è più forte, tiro mirato che fa 80-85, non è meglio usare tiro mirato che ne abbiamo anche di più, e tenerci quella per gli ultimi. Bene. Vediamo. Boom. Dritto, 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 dritto. Thank you.
i Pokémon tipo grasso sono super fighissimi, eh? Ma è giusto Tyranitar, che è fighissimo, amica mia. Ad ogni modo ti ho fatto capire che i Pokémon di Polaccio sono forti, no? Insomma, sono forti contro i Pokémon di Volante. Allora, qua. Poi qua. Andiamo a affrontare lui. Motivo per cui il Mio è il migliore? È elegantissimo e super affascinante. Vabbè. Albert. Boom. Madonna, la prossima è lunga. Porca boia. Ah, perfetto. Allora, gira. Qua, dritto. Gira. Fermo lì. No! Dove devo andare? Ah, un po' prima, qua. Ta. Un'allenatrice. Sfida presto. Cassandra. Vede e prevede Cassandra. È vero che lui vede roccia puro? Oddio, non mi va se roccia, ma spiego il dubbio. No, ne roccia pollo. Se no, sarebbe stato super efficace il nostro attacco. Ah. Rigore. Maledetto rigore. Ma in realtà tu me le batte. Boh. Ti avevo visto e tutto, ma non sono riuscito a vedere la via che conduce alla vittoria. Oh mamma. Allora aspetta. Allora qua vai su. No, sbagliato, devo girare prima. Qua vai su. Qua. No. Ah, qua vai su qua. Poi giri qua. E continui ad andare su fino qua. Poi giri e vai dritto. No, non è abbastanza dritto. Ok. Vai su. Giri. Vai su fino al buco, costeggi qua. Vai di qua. Sì. No, aspetta, va. Ta. Oh,
Mamma mia. Andiamo ad affrontare la palestra. Attimo. Tirare un pochino anche su mio. Sto facendo una build forza. Purtroppo per te sfida palestra, ho deciso di approfittare di questa sfida per far sfoggio della forza dei miei Pokémon. Avanti, sistemiamo subito la faccenda. Inizia a giocarci domani, C. Ti avverto, la prossima boss fight di New è con Mook. Lo strozzino, casissimo. È ancora così per l'isola degli altri. Oggi no, perché altrimenti se vengo a far visitare vostro isolo non mi riesco. Sentiamo un attimo. Non abbiamo moltissimo tempo. Posso tirare un pochino più di lunga, per il semplice fatto che non ho fame. Cioè, sì, ok, sono quasi le 7, ma non sono, cioè, ancora nella mia testa ho ancora gli orari di cibo di ieri, ci vorrà un pochino di tempo per abituarsi. Quindi posso tirare un pochino più lunga, perché non vado a fare la mangiare adesso, cioè, sarebbero le 6:30. Oh, ciao, Celia. Madonna, ce l'ho fatta a finire di sistemare le mie cosine, adesso ho tempo per dedicarmi ai miei vicini. Ecco, Lily può anche stare davanti allo schermo quando giochiamo ad Animal Crossing, quando gioco a mio magari anche. Ovviamente poi lei si abitua a stare qua davanti sempre. Sai, se riuscite a capire dov'è, la vedete, è esattamente davanti allo schermo, è proprio qua. È dolcissima, però, vedi? Bene. È bella, sì, anch'io voglio averla a finire. Metti giù adesso. Vabbè, il livello di difficoltà su Animal Crossing va bene. Il problema è quando gioca mio. Devo guardare solo lei, quindi. Ce l'ho il diadema. Molto carino quella. Criminal Cross. Ciao, buona serata. Dai, ti sono molto grata per essere venuta a darmi il benvenuto proprio il mio primo giorno con l'isola. Prima che mi dimentichi, sono permessa di disturbarti perché volevo darti un regalino per festeggiare il nostro incontro. È solo un pensierino con cui vorrei segnare l'inizio di un'amicizia che spero durerà per sempre. Grazie, che carina, Celia. È una cosa tipica della mia isola, un set da pittura. Beh, oui, adesso questa è la mia isola, è vero, ci devo ancora abituare. Credo che sia arrivato, guarda. Io ho studiato il francese, fun fact, ho studiato il francese per 3 anni. Le medie. Non mi ricordo una paga. Oh, che carino, sei da pittura. Ricordo tipo qualche frase, tantissime. Bonsoir, je m'appelle Sarah, comment ça va? Je ne parle pas français. Giallè all'école, da scuola. Vabbè, ricordo 3 bien.
bientôt. Arrivoir. Cioè ricordo proprio frasine tipo, poi non mi ricordo l'accidente. Ciao X-Master, buon pomeriggio. Eppure se sento parlare francese non lo so capire. Un pochino, però non lo so parlare. Non lo so come parlare, mi ricordo bidet. Ah no. Dicevo. Aspettate che rimetto sulla l'overlay della videocamera. Un petit peu. Un po'. Di sacco, mi ricordo che era lo zaino. Le poisson, le pomme de terre. Le pomme de terre e la patata, le poisson, le pesce. Non ricordo. Vabbè, ma baguette, omelette, quello che sono. Ti ha fatto scorta di rape. Ma li provo a venderle. Ho preso un bel po', ho speso tutti i soldi che avevo capo. Purtroppo non tutti i soldi che avevo, perché c'è la mia, la casettina di Tom Nesco che è chiusa, la tip, la point, non so che cosa sia. Ciao, Gerugio. Buona serata. Tu hai studiato lo spagnolo a forza. Sai che vorrei proprio imparare lo spagnolo. Mi piace da morire lo spagnolo. Adoro. E adesso stanno... Forza, mostriamo come fa una roccia di... Ah, non ho fatto in tempo, ogni volta... Ma porca... Ci sono delle cose piuttosto carine lì da... Vai. Tra l'altro... Ah, era l'ultimo. Bello. Vabbè. Ah, la maison, casa mia, sì. J'allais à la maison. Vado a casa. E allora, qua ho messo le ciliegie. Esperienza. Questi sono meli. Adesso ho già raccolto tutto. Questi sono aranci. Questa sconfitta mi ha fatto così male che vorrei sprofondare. Meglio di no, precipiterei giù. No, presto, 55 devi evolverti tu. Non convenience. Allora, ho preso tutti i pesci di marzo tranne lo storione. Mi manca lo storione perché a miseria non... Come del regolamento con le medaglie roccia. La boulangerie me lo ricordo. Non so perché mi è venuto in mente adesso la Bourguignon, che non c'entra niente. Perché è per il formaggio, la Bourguignon. Ora puoi catturare Pokémon fino a livello 50. No, non preoccuparti per me. Ho solo bisogno di allenarmi più duramente. Il francese? A me anche lo spagnolo piace. Dicevo, complimenti per la vittoria. Sono no. Eccoti un MT come ricordo. Ho trovato il persico che credo che hai ottenuto MT48 contiene roccia bomba. Ecco, esatto, si trova più o meno in questa zona, giusto? Colpisce il bersaglio con rocce, inoltre lo rallenta riducendone la velocità. Vai. E ricevi in omaggio anche una divisa uguale a quello del nostro mitico capo palestra. Da questa parte perché ho provato un po' così potrei sembrare piuttosto di una roccia. Hai ottenuto divisa roccia. Dice bravo Tom, stai facendo faville. Io il persico è la prima volta che lo trovo. I can't army, I need the storione, I don't know the word in English, it's like very big fish and I can find it here but I can't, I don't know why. With lots of bait. I have just 15, I don't think they are enough, but I tried this morning too and... Bellino? Dici niente? Parla più? Morto? Bellino? Qui, c'è l'ombra grande. Vado. Ok. Adesso sbaglio tasti perché ho appena messo sul pad della play e i tasti totalmente diversi. Va bene. Bellino. Deve venirmi l'ombra grande. Questa è grande. Forse è abbastanza. Credo, vero, deve venire l'ombra ancora più grande. Andiamo.
Sonia. Che sfida appassionante. E dire che non era affatto facile. Sai che ti dico, a Cistercian c'è un ristorantino niente male. Quindi pensavo che si potrebbe approfittare per festeggiare. Anche perché c'è una cosa di cui vorrei parlarti. Ah, visto la razza di prima. Ci vediamo alla Steakhouse Buon Gustavo. Ti aspetto lì. È quella laggiù. Andiamo. Qua non va bene? Hai sbagliato il punto? Lo stavo facendo nel punto sbagliato? Ah, qui? Ma aspettate, ma quindi c'è esattamente in quella striscia lì? Tom, sei proprio un fenomeno. Sei riuscito a conquistare pure questa medaglia. Se tu sei una pippa. Oh, eccoti, ti aspettavamo. Purtroppo non ho novità da darvi sulle notti oscure sui Pokémon di spada e scudo. Provo a pasturare qui. Un attimo, ma... Ciao Andrea, no. Oh, quello è grosso. Purtroppo no, non ho ancora trovato il pesce remo. Quello che cos'è? Anche se devo dirti che... Un tarazzo? I due razzi sembrano tristi. Ma dove sono la spada e lo scudo? E cosa raffigura questo razzo? Sono più concentrata su altre cose in realtà. La conclusione della... Che sulla pesca. Giusto sopra. Sì, potrebbe essere. Portato a termine il loro compito, la spada e lo scudo sprofondano in un sonno senza tempo. Ma figurati. Dalle rovine di Lattermore si capiva che la spada e lo scudo erano due Pokémon, giusto? Dove l'acqua è più scura. Già. O meglio, io credo sia così. Il Pokémon che abbiamo visto quel giorno potrebbe essere la spada o lo scudo di cui parla la leggenda. Di che Pokémon stai parlando? Ma sì, diglielo Tom. Hai capito di che Pokémon parlo, vero? Quello del bosco sopito? Proprio quello. Sapevo che avresti capito. Quando è apparso siamo stati avvolti da una nebbia fittissima. Quello strano Pokémon potrebbe essere proprio uno di quelli della leggenda, no? Ma certo. Voi due vi siete addentrati nel bosco sopito. Vero carino il maglioncino. E pensare che mi ero messo in viaggio solo per fare un favore a mia nonna. Chi si aspettava tutti quei colpi di scena? Questi colpi di scena. Ne valsa proprio la pena. Dai, ordiniamo qualcosa, sediamoci così mi racconterete tutto. Cosa prendete? E si tappia. Tappiamo. La cosa si fa molto molto interessante. Beh, adesso che abbiamo la pancia piena, direi che è il caso di farci un giro a Cistercian. Voglio esaminare da vicino queste famose terme eroiche. Andiamo alle terme. E facciamo tutto il giro prima che abbiamo fatto prima. Andiamo alle terme. Le terme eroiche. Qui i due eroi di Galar vennero a risanare le loro ferite dopo la strenua lotta contro le forze del male. Tuttavia oggi queste terme sono riservate ai Pokémon. Chissà chi erano quei due eroi che vennero qui. Più tardi farò qualche ricerca. Ma non posso pasturare sulla striscia scura. Voi avete incontrato uno strano Pokémon nel bosco sopito. Vi siete forse destinati a essere i nuovi eroi della regione? Eroi della spada e dello scudo, eh? Tra i due io preferisco lo scudo. Chissà come lottavano gli eroi del passato. Ehi Tom, facciamo vedere a Sonia come lottano gli eroi. Dammi un minuto. Ok, ti lascio il tempo per prepararti. Grazie. Bravo ragazzo. Era meglio dall'altra parte. Ma marinara alla Sailor Moon, ma rosa, bellissimo. Mi piace. Bellissimo che sia da Sailor Moon. Vai. Sono piccoli. Ok. Non vedo il nesso, però devo ammettere che vedere una bella sfida non mi dispiacerebbe. Affatto. Vieni, no, mi metterò in sassi i tuoi Pokémon. Ah, bene, mi tengo in sassi i Pokémon, io che ero preoccupato. Rifatti gli occhi, Sonia, sta per assistere a un incontro amichevole del futuro. Campione di Galar. Vabbè.
Dai. Perché ti stacca? Hanno un raggio controller il Joy-Con della Switch che boh. Sono abbastanza debolucci. Sarà. La Switch sarà avrà 2 metri. Vai mio prode, conto su di te, io uso un paper invece con un porro. Comunque mi sa che sono non è molto prode, però fa breccia, dove però col porro. Cioè, Là è il suo. Avrò veramente buttato 40 esche qui, ma non dico 40 per... Oh, c'è un palo laggiù. 40? Perché non dico 40 per dire, raga, avrò seriamente buttato una... Questa sì che è una mossa efficace, sì, direi. Ma di 42 il mio proprio. Il mio frappeccettino. No, purtroppo non ho 15 sconto. No, perché sono già spostati al massimo. Li avevo chiesto perché ragazzi mi avevano chiesto che mi hanno detto riesci a farci avere. Giacca di pinto mi riesci a farci avere dei codici sconto, ma i giochi di Fargaming sono già spostati al massimo. Purtroppo no. Oddio, ma è carinissima! Quanto bellina! Mi piace un sacco! O si adatta molto al clima, ma è davvero... Come, vuoi cambiare Pokémon? Cambia Pokémon, cosa usiamo? Usiamo... Ma userei lui, mi piace, sì. Si muove lentamente, Londra. Raga, io sono sfigata. Poi mi segno tutti i fossili che ho qui. Così se vi servono ce li scambiamo. Voi mi date quelli che mi mancano e io vi do quelli che vi mancano. Ne ho un botto di doppi, sono veramente tanti. Tu ci hai messo 3 giorni a trovarlo. Allora non sono così sfigata, è proprio difficile da trovare. Ok. È tosto. È perché l'unico che mi manca è gli altri gli occhi, mi manca solo lo storione. Cinese bubble, è bubble. Mi danno delle cose? Ah, io pesce rosso sì, pesce rosso l'ho trovato anche parecchio. È lo storione che io non trovo. Non puoi, Angeli, ti ringrazio, sei carinissimo, ma purtroppo non si possono passare. Pesci, insetti, queste cose qua vanno catturate personalmente, non si possono trasferire. È anche giusto, secondo me, perché altrimenti ti toglie un po' il gusto del gioco. Stavo guardando se era nato qualche ibrido. Ok, devo andare di nuovo a caccia di cose di bombole. Timing? Ma qual è il timing? Perché spero questi pesci più facilmente vanno le cose di spogliare. Ma in realtà a me l'altro giorno, cioè proprio quando ne abbiamo parlato l'altro ieri o ieri addirittura, che mi avete detto che no, ho sbagliato. Sulle isole è aumentata la percentuale di... è aumentata la percentuale di uscita di determinate cose. Esiste. E in realtà tutti mi fanno no, è identica alle isole tue. Ciao Samuele, cioè, mi hanno detto che le stesse cose che trovi nelle isole misteriose sono le stesse identiche cose che troveresti in giro. Ora mi hanno mentito. No. Puoi dirmi a che ora e quando si trova il pesce con la faccia cicciottosa? L'ho preso ieri in live. Non so se i ragazzi si ricordano che ora fosse. Che ora sarà stata. Chi usa contro di lui? Sbaglio tasti. Non c'è niente da fare. Dopo che. Cioè, quando metto giù il pad della Play e riprendo quello della Switch, non ne avevo uno. Erano, sì, forse verso le 5 del pomeriggio. Chi lo so. Ciao, Society.
Io stasera tiro giusto un pochino più no. lunga, visto che è l'ora solare e sinceramente non fanno. Sarebbero le 6. Se non riesco a mangiare adesso, molto presto. Devo battere con le tomba. Hai ragione. Il rancio. Il rancio è quello che ti serve sapere, vero? Vado subito a vedere. Allora, tu volevi il rancio. E poi, eccolo qua. Il rancio si trova dal 9, direi. Sì, più o meno. Dalle 9 fino alle 4. Mi hai messo alle strette, questo renderà la mia vittoria ancora. Perché durante le lotte non posso gestire i test? Vabbè. Sperando che non ci schiacci un colpo. Resiste, farfetch! Sì. Ehi, neve. Praticamente io di solito non streammo la domenica, considera che la domenica è il mio giorno libero. Però appunto finché c'è la quarantena ho deciso di streamare anche la domenica, visto che dai, faccio compagnia. Non sono ancora riuscito a battere il mio rivale, ma credo di aver finalmente capito come fare. Patinato? Persico. Grazie ragazzi, è stata davvero una bella sfida. Continuate così, un giorno persino l'invincibile Dendel dovrà inchinarsi davanti al vostro talento. Comunque, che fate ora ragazzi? Io voglio fare un po' di ricerca anche sul bosco assopito. Io vado, ok. E quando la medaglia sarà in mano mia, mi rifionderò al percorso 9 per raggiungere Spikeville, ci si vede. Vabbè, no, va. Subito lo devo fare. Allora aspetta, dove ho il bambino? Pare si è finalmente ripreso. Dende si preoccupa quando lo vede giù di morale. E senza la sua solita energia non sarebbe neanche un buon rivale per te, no? Beh, io vado allora, presto. Che non siete ancora cresciuti, solo questo bambù è cresciuto. Raga, il flauto di Pan. No, mi servono i germogli, lo voglio adesso. Lo voglio in questo momento. Lo desidero. Ah. Allora facciamo una